prima di cominciare, ringraziando Jean-Paul Fitoussi e Eugenio Cosso per la loro presenza qui a Cosenza per il premio Fila, per questa conversazione sul teorema del lampione. Dicevo ieri che il fuoco che esce dal vulcano intellettuale che quest'anno abbiamo voluto mettere come simbolo del premio Fila continua con effervescenza dopo la lezione magistrale del professor Salvatore Sentis di ieri, e oggi i lapilli di Jean-Paul Fitoussi scatenati dalla scintilla di Eugenio Cosso. Nella seconda parte, eventualmente dovessero esserci delle domande al professor Fitoussi, il dottor Cosso darà spazio anche a chi vorrà. Grazie a tutti quanti. Grazie all'avvocato Paolini, grazie a tutti per essere venuti questa mattina. Io faccio giornalista economico a Repubblica da diversi anni, e da quando è scoppiata questa maledetta crisi, cioè nel 2008, non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è vacanza, perché ogni giorno c'è da aggiornare la situazione, e purtroppo sembra un po' un bollettino di guerra. E il professor Fitoussi, questa cosa è andata bene, per telefonare un po' nei momenti più impensati, per interviste, per fare un po' il punto della situazione. Il professor Fitoussi, come tutti sapete, è uno dei più prestigiosi economisti europei, insegna all'Università di Parigi Sciences Po, che è un autentico professore di economia e pensiero libera, e poi anche un insegnamento in Italia, l'UIS, dove insegna anche di economia internazionale. E lui ha scritto questo libro interessantissimo, si chiama Il teorema del lampione, di cui adesso ci parlerà, e che è dedicato alla crisi economica che tutti viviamo, dalla quale non si riesce ad uscire, la crisi europea, non solo europea, ma soprattutto europea. E questo è anche poi un argomento che affronteremo con il professore. Perché si accanisce praticamente sull'Europa? Ci sono motivi storici, di divisione, è un aspetto molto interessante del problema. Però prima di tutto, professore, ci racconti un po' di questo libro. Il lampione a occhio è l'unica fascia di luce che cerchiamo una soluzione, mentre invece è molto più vasta la possibilità di cercare. Grazie. Io vado a parlare in piedi perché non ho niente portato con me, non ho niente nella testa, ho tutto nei mani. Vabbè. Prima è un grande onore di essere nominato, premiato dalla giuria del premio Sigma, e ringrazio tutti che hanno pensato che il mio libro valeva la pena. Allora, non vado a contarvi questo libro, vado a fare qualche spunti per capire perché siamo in quella situazione dove siamo. L'Europa ha due problemi: un problema di democrazia e un problema di malattia dottrinale. Direi che ha preso il virus non dell'Ebola, ma della dottrina. Ha un problema democratico. Il problema democratico viene dal fatto che il diritto dei cittadini oggi nei paesi della zona euro è solamente di cambiare governi, ma non di cambiare politica. Hanno questo diritto perché si vede bene che i governi si cambiano, ma la politica non cambia. Come mai? Come mai? Dunque, i cittadini oggi non sono più attori del loro destino, perché non hanno più leva per modificare le politiche. E questo cambia il senso della democrazia, perché la democrazia è la sola istituzione che è capace di autoripararsi. Quando va male si cambia il governo, si cambia politica. Adesso, quando è malata, si cambia il governo, ma non si cambia politica, non serve a nulla. Cambiano gli articoli nella stampa, i visi che si vedono nel giornale la sera, ma niente altro. Abbiamo avuto questa esperienza
in tutti i paesi e soprattutto in Francia e in Italia. In Francia siamo passati da governi veramente diversi, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, e tutti hanno avuto la stessa politica, anche se uno si chiede di destra e l'altro di sinistra. In Italia è lo stesso, direi, è lo stesso. E allora, perché è così? È così perché abbiamo inventato una forma di Costituzione veramente unica. La Costituzione europea è una Costituzione che contiene il dettaglio delle politiche, dunque che non lascia nessun spazio al fatto di scegliere altre politiche, e che non può essere cambiata che all'unanimità. La democrazia dell'unanimità non l'ho mai incontrata nella mia vita, ma non solamente nella mia vita, ma nella storia dell'umanità. Non c'è una democrazia dell'unanimità. Allora, il problema, la conseguenza economica di questo è che le politiche non possono essere cambiate. Sul lato economico possiamo sia avere la chance di essere caduto su una buona politica, allora le cose vanno bene, sia quella di essere cadute sulle cattive politiche, e allora le cose si peggiorano ogni giorno, perché il fatto di non poter cambiare politiche significa che i risultati della politica non hanno nessuna influenza sui governi. Quello che per esempio si vede oggi è che i fatti dicono che queste politiche sono sbagliate. Qualsiasi criterio che uno sceglie per valutare le politiche sono sbagliate. Sono sbagliate perché abbiamo raggiunto un livello di disoccupazione oscenico. Non c'è più crescita. Non c'è più nemmeno un punto di inflazione. Siamo sul vertice della deflazione. E ancora peggio, il debito pubblico continua a salire. Ma dopo 4 anni o 5 anni di una politica che dà dei risultati così pessimi, in un paese normale si dice va bene, abbiamo provato veramente fortemente di raggiungere qualche risultato, ma ne abbiamo fatto, togliamo di politica. In Europa no, non si può. Non si può perché bisogna di avere l'unanimità. Secondo punto è che i risultati in cui siamo sono dei risultati che sono peggio che di quelli degli anni 30. Su certi criteri la situazione oggi è peggio. La lunghezza della crisi è più grande di quella degli anni 30. E siamo, dopo 7 anni, ancora a un livello di PIL inferiore di quello del 2007. Allora che questo catch-up è stato molto più veloce negli anni 30. Dunque la crisi è più forte. E come conseguenza, quello che paga è la società paga un prezzo fortissimo a questa crisi. La disoccupazione, la precarietà, la povertà, la
povertà è aumentata in un modo tremendo in Europa, in tutti i paesi dell'Europa, incluso la Germania. Anzi, la Germania è il paese dove la povertà ha aumentato di più che in tutti gli altri paesi, e la Germania è considerata come un modello. E sono i criteri per considerare una performance così sbagliata come un criterio. Allora, in questo libro provo di capire un po' tutto questo, partendo dalla teoria economica, arrivando alla politica. C'è una crisi della teoria economica che è molto facile da capire, anche se la teoria economica è molto difficile. C'è una crisi finanziaria, appunto una crisi finanziaria, c'è la crisi dei debiti sovrani in Europa e c'è la crisi della politica economica. Allora, sulla crisi della teoria economica dico che è molto facile di capire, perché la teoria economica dominante è quella dei mercati perfetti, è basata su l'homo economicus. Chi è l'homo economicus? Non credo che nessuno di voi l'ha incontrato una volta. L'homo economicus a Malthus lo chiama il pazzo nazionale, e faceva questa storia di uno che camminava per strada e che chiedeva a una persona che incontrava dove è la stazione. L'altro diceva e di là, allora che la stazione era di qua, ma dicendo se tu vai di là tu passerai davanti alla posta e puoi buttargli questa lettera nella posta. L'altro accetta, pensando che lui va ad aprire la lettera per vedere se non c'è denaro dentro. Questo è il pazzo nazionale e questo è l'homo economicus. L'homo economicus è uno che non è mai stato innamorato nella sua vita, perché non c'è nessun elemento di altruismo nell'homo economicus. Allora, se voi pensate che la teoria dominante ha inventato questo oggetto così speciale, che tutto è basato su questo, la teoria è anche sbagliata. Non può dire qualsiasi cosa di utile sulla situazione presente. Per fare un esempio, la disoccupazione, dice la teoria dominante, non esiste. Non è vero che c'è la disoccupazione. C'è la scelta intertemporale della gente che preferisce lavorare di meno oggi per lavorare di più nel futuro. Dunque, questa scelta è ottimale, ma si vede che la conseguenza di questa scelta è che oggi la disoccupazione misurata, non la disoccupazione reale, è più alta perché la gente lavora meno, ha scelto di lavorare meno. Franco Modigliani diceva che negli anni 30 c'è stato un aumento enorme della pigrizia della gente. Dunque la teoria economica dice che niente si deve fare, la sola cosa che si deve fare è di rendere i mercati più liberi. Allora che la crisi finanziaria è venuta dal problema della deregolazione dei mercati finanziari, non abbiamo imparato niente. Secondo punto, la crisi finanziaria è venuta dal fatto che la gente, gli operatori sui mercati finanziari cercavano la luna, un rendimento così alto che era possibile soddisfarlo solamente
dalla corruzione, ma non la corruzione aperta, dall'invenzione di titoli che nessuno sa il vero valore. Dunque, passiamo velocemente sulla crisi finanziaria. La crisi finanziaria, sappiamo quello che si deve fare quando c'è una crisi finanziaria. Bisogna rilanciare l'economia, non essere restrittivo. E ha fatto nel 2009 il G20 ha deciso di avere un piano espansionista molto forte, e l'ha avuto nel 2009. Europa nel 2010 ha cambiato totalmente di strada e ha detto: va bene, noi abbiamo un problema di debito sovrano. Perché l'Europa aveva un problema di debito sovrano? Non è vero. Questo è quello che tutta la gente crede, ma che è un menzogno. Non c'è un problema di debito sovrano in Europa. Il debito sovrano medio in Europa è 90% del PIL. Negli Stati Uniti è 120% del PIL. Nel Giappone è 240% del PIL. Ma perché l'Europa ha un problema di debito sovrano? Ma l'Europa ha deciso che aveva un problema di debito sovrano. Questo viene di un vizio di costruzione della zona euro. Lo spiegherò forse se ci sono domande. E dunque ha deciso di avere delle politiche di austerità. Ma per le politiche di austerità, un bambino in tempo di crescita, un bambino sa che non hanno nessun risultato. Nessun risultato. Non hanno mai avuto un risultato nella storia. Non c'è mai stato una politica di austerità che ha fatto diminuire il debito pubblico. Anzi, una politica di austerità fa crescere il debito pubblico. Perché? Perché fa diminuire la crescita e mette l'economia in situazione di deflazione. E dunque il debito pubblico aumenta in un modo aritmetico. Ma apparentemente quelli che ci governi non hanno capito l'aritmetica. Io provo di spiegare, non riesco apparentemente a fare passare questo messaggio. E allora quello che è terribile è la durezza delle conseguenze di queste politiche, che non risulta. La durezza sociale, la durezza politica, perché si può chiedere se delle politiche così sbagliate sono condotte in continuità, la conseguenza normale è che la fiducia nei partiti di governo, come le chiamiamo in Francia, non so come le chiamate in Italia, la fiducia cade. E dunque questo è il terreno privilegiato dell'estremismo, del fatto che l'estremismo sta. Io sono vergognoso di essere francese oggi, perché il primo partito di Francia è il Fronte Nazionale. Perché è possibile che fra due anni Marine Le Pen sia Presidente della Repubblica Francese. Questo è il risultato di questa politica. Significa una distruzione non solamente della democrazia, ma anche dell'Europa. Ma la distruzione è quello che accade con queste politiche. Ieri il professore Celsius diceva che ci sono delle cose che non possiamo misurare e che non dobbiamo provare di misurare. Non sono sicuro di essere d'accordo con questo.
La ragione è la seguente: che fa i politici, il governo? Prova così a abbassare il debito pubblico che si misura, ma non tenendo conto di quello che non si misura, che significa la distruzione di capitale umano, la distruzione di capitale sociale, la distruzione di capitale naturale, la distruzione di capitale economico. Dunque, c'è anche, immaginiamo, un sistema di misura un po' vago, anche se immaginiamo un sistema di misura di questo tipo, almeno servirebbe il segnale di allarma per far capire ai governi che la politica è sbagliata. Se da un lato guadagniamo un punto in meno di debito pubblico e dall'altro perdiamo 20 punti di capitale, non è un scambio avvantaggioso. Dunque abbiamo tutte queste crisi che vanno dalla linea della teoria economica fino a quella della politica economica, perché la politica economica non osserva quello che non si misura. Lei cerca le chiavi sotto il lampione, anche se non le ha perso sotto il lampione, perché è solo posto illuminato, fa così. E dunque dinamica tutto il resto, significa la società. Grazie. Grazie per questo discorso appassionato, direi militante. Militante però nel senso europeo, perché tutte le cose che ha detto sul gap democrazia in Europa, poi leggendo questo libro che vi consiglio di leggere, appare chiaro, sono dette con rabbia, perché l'Europa è una grande occasione, l'euro è una bellissima cosa in teoria, purché venga finalizzato a uno sviluppo, purché serva a crescere tutti quanti in unità europea, è un magnifico sogno, che purtroppo si è infranto su questa diatriba economica, su questa politica imposta dal social forte dell'Europa, che è la Germania, che ha anche le sue ragioni, diciamo, così come l'Italia, in misura minore la Francia, hanno la loro colpa, perché il debito pubblico esiste, in qualche modo bisogna pagarlo, se non altro il debito pubblico, perché invece non è un problema così centrale. Sì, però anche noi non abbiamo debiti, abbiamo meno soldi per fare altre cose, per fare politiche pubbliche, le scuole, le strade, perché il debito pubblico ci azzoppa un po' alla base. E quindi cercare la determinazione di ridurlo non è un'idea sbagliatissima. E poi sbagliato in modo, come ho spiegato benissimo lei, come è spiegato bene ancora nel libro, è il modo in cui questo viene fatto, che è autoalimentante, cioè anziché risolvere aggrava il problema. Allora, questo volevo chiederle. Analizziamo un attimo questo problema. In Italia, in Europa, che è questa forza, come diceva, poco democratica, però di fatto è una scelta, i trattati sono stati votati volontariamente da tutti i paesi membri. Cioè questo governo europeo un po' strano, un po' tecnocratico, un po' appunto troppo influenzato dal socio forte tedesco, comunque di fatto c'è. Però come si può fare a questo punto per cercare una sintesi, per fare la posizione di chi cerca un'espansione, appunto, di chi cerca di far sì che l'Europa serva per crescere, e invece chi si è intestardito soltanto che l'Europa deve servire per rientrare del debito pubblico? Poi un'altra piccola parentesi, la Germania, che adesso fa la voce tanto, tanto grossa, è, intendiamoci, bisogna anche spendere una parola a favore della Germania, è un paese fantastico, che è riuscito a superare il trauma della unificazione in modo brillante e a tornare ad essere una grande potenza mondiale. Quindi, però ha avuto anche le sue facilitazioni in due occasioni. Dopo la seconda guerra mondiale le furono perdonati i debiti pubblici, perché appunto si cercava di, giustamente, tutto quello che era successo, di pacificare il mondo e
quindi la Germania fu una colonia degli Urci e fu così permesso agli alleati vincitori di riprendere lo sviluppo e di ricostruirsi, certo con delle guarentigie di democrazia superiore a quelle del passato, perché come sapete dopo la prima guerra mondiale che pure aveva perso la Germania non erano stati prevenuti i pubblici e quindi arrivò Weimar e poi tutto quello che ha seguito, quindi meglio, su cui è meglio tracciare uno stendere un velo pietoso. Dopo la seconda guerra mondiale non si è fatto così, non riuscono a prendere le due guerre. E poi anche dopo la riunificazione nel 90-91 fu consentito, forse nel 2000, fu consentito alla Germania, quella che doveva fare un grosso sforzo di unificazione, di un grosso sforzo economico, di sfondare i famosi parametri, il famoso rapporto deficit-PIL, che è fissato originariamente al 3% del Trattato di Maastricht, invece fu consentito di supportarlo al 4, 4,5%, perché doveva sostenere un grosso sforzo appunto per la riunificazione. Ecco, quindi sono due volte nel secondo dopoguerra, diciamo, beneficiata da una certa illuminazione, una certa lungimiranza internazionale. E adesso, come si può fare per, lei dice, facendo libri, facendo campagne, facendo attività, diciamo, di evangelizzazione, però a livello politico, cos'è che manca ai politici di altri paesi europei? Hollande è per debole, deve essere anche minato dalla Le Pen. L'Italia, insomma, è un socio importante dell'Europa. Come potrebbero fare, secondo lei, per far valere questa necessità di uno sviluppo più di investimenti pubblici in pratica? Beh, è una domanda un po' difficile, allora provare a rispondere. Primo punto, non è vero che non possiamo costruire scuole, università oggi, perché non è vero, non è mai stato vero che non possiamo fare investimenti quando il rendimento dell'investimento è alto. Questo significa che dobbiamo scegliere gli investimenti dove il rendimento sociale è più alto del tasso di interesse. E oggi è il caso, perché non abbiamo mai conosciuto un periodo dove il tasso di interesse è così basso. E sappiamo che tutti gli investimenti nella ricerca hanno un rendimento altissimo. Dunque perché non farlo? Perché abbiamo questo tetto di 3%? È stupido. Se non sarebbe stato consentito alla Germania di superare questo tetto, allora la Germania non avrebbe fatto l'unificazione. È un investimento grandissimo, che è un ragionamento grandissimo. Allora perché noi non possiamo superarlo? Oggi, dopo la crisi finanziaria più grave della storia, dopo gli anni 30. Perché è questo? Allora la gente dice una cosa che ho anche sbagliato, e bisogna parlare alle generazioni future, perché il debito di oggi sarà ripagato dalle generazioni future. Questo è un mansoio. Perché è un mansoio? È una cosa semplicissima. Le generazioni future ereditano del debito, ma anche del titolo di debito. Dunque, quelli che hanno una famiglia ricca che ha molti titoli, dunque non c'è problema per le generazioni future. Allora, quello che è un problema per le generazioni future è la mancanza di investimento nel presente, non l'aumento del debito pubblico. E noi facciamo finta di credere che è l'aumento del debito pubblico che poi è il problema per le generazioni future, allora che è la mancanza di investimento. E prendiamo come pretesto al non investimento
il benessere delle generazioni future. È ridicolo questo, è ridicolo, ha delle conseguenze. Quello che dico non va al di là dell'aritmetica, è solamente l'aritmetica. Solamente l'aritmetica. Dunque, non è una, come dire, una religione, una dottrina, è solamente di osservare i fatti come sono, e i fatti sono così. Secondo punto, quando l'America ha dovuto investire un sacco per rilanciare l'economia, per salvare l'industria automobile, ha accettato di avere un disavanzo pubblico nel 2011, nel 2012, che superava il 12% del PIL, senza avere nessun paura di andare così. E il risultato che è un fatto che dimostra che le politiche che noi abbiamo sono sbagliate, il risultato è che l'industria automobile fu salvata. Non è il caso dell'industria automobile in Europa. E secondo, che l'economia è ripartita, che l'innovazione è ripartita, che anche il mercato immobiliare è ripartito. Dunque, perché noi non impariamo niente di questo? E l'altro, appunto, visto che di questo siamo consapevoli, questo è in alcuni paesi importanti, Francia, Italia, questo è un ragionamento che sembra talmente logico che non si riesce a capire come si possa parlare al contrario. Cosa dovrebbero fare? Come mai i nostri governi, Francia, Italia, altri paesi, non riescono a far valere questa logica, questo buon senso presso la Germania e presso l'Europa? Il problema è che io non credo che la Germania è colpevole. Io credo che c'è una colpa collettiva. Quando si fa una Costituzione, la Costituzione deve essere minima, deve contenere i valori della società e l'organizzazione dei poteri, perché la Costituzione è fatta per applicarsi a parecchie generazioni future, non solamente alla generazione attuale. Ma noi abbiamo fatto una Costituzione, abbiamo firmato dei trattati, come voi lo sapete molto bene, i trattati sono più alti della legge nazionale. Dunque, i trattati sono come una Costituzione. Noi abbiamo firmato dei trattati che erano molto dettagliati. Dunque il governo che le ha firmato non si è preoccupato delle conseguenze che sulle generazioni future che avrebbe questo trattato. E dunque l'ha fatto molto dettagliato. Non si immagina che un trattato come il fiscal contiene il sogno di Milton Friedman, avete sentito nominare Milton Friedman, il sogno di Milton Friedman è di mettere nella Costituzione il pareggio del bilancio, ma gli europei l'hanno fatto, e sono contenti di averlo fatto, ma è un stupidaggine, perché questo non è stato accettato negli Stati Uniti? Perché i parlamentari giustamente hanno detto: noi vogliamo godere del nostro potere e cambiare di politica quando sarà necessario di cambiare di politica. Qui abbiamo firmato questo incredibile fatto di mettere il pareggio di bilancio, che ha nessun significato a livello economico, nella Costituzione. Dunque, che possiamo fare? Un governo ha firmato questi trattati, ma questi trattati engagano tutti i governi futuri.
Dunque Prodi aveva detto delle cose sulla stupidità del patto di stabilità, ma quando è venuto al potere ha applicato il patto di stabilità, perché non poteva fare altro. Dunque, quello che dico è che non è una colpa della Germania, è una colpa collettiva che è della grande debolezza dei nostri governi. Perché non vanno al tavolo di negoziazione con la Germania dicendo no, questa non è la politica giusta, vogliamo cambiare di politica? Non è vietato, siamo dei paesi democratici. Perché la Francia non va a vedere la Germania dicendo va bene, adesso smettiamola, se non smettiamo noi usciamo dall'euro. La Germania avrebbe una paura tremenda di questo e accetterebbe tutto quello che... Ma c'è un problema di molezza dei nostri governi che non hanno il coraggio. Ma se non hanno il coraggio, non è per caso. Perché il vizio di costruzione in cui mi riferiscevo un momento fa è il fatto che la zona euro è stata concepita come una zona dove il debito è sovrano, ma la moneta è senza sovrano. In un altro modo è stato concepito come un sistema dove l'indebitamento dei stati si faceva in una moneta sulla quale gli stati non hanno nessun controllo. È la prima volta che uno stato democratico si trova in una situazione di questo genere. E questo è la porta aperta alla speculazione, perché per i mercati è troppo facile di paragonare un paese con l'altro, dicendo che i titoli di questo paese sono più sicuri dei titoli di altri, dunque fanno la speculazione. Ma nella zona euro, dove c'è un movimento libero del capitale, quando i mercati credono, anche quando si sbagliano, che un paese è debole, faranno una profezia autorealizzatrice. Per esempio, loro dirono che l'Italia è un paese debole. Che farà gente? Che forse l'Italia non va a rimborsare i disavanzi. Che farà gente? Compreso gli italiani. Gli italiani dicono, ma io metto il mio denaro in una banca altrove. In Germania, per esempio. Per esempio, e la conseguenza di questo è che il tasso di interesse aumenta in Italia e si abbassa in Germania. Lo spread, quello che chiamiamo lo spread. Dunque abbiamo messo, così con questo vizio di costruzione della zona euro, abbiamo messo i governi sotto controllo dei mercati finanziari. Dunque, i governi hanno paura, se non seguono la Germania, di vedere lo spread aumentare. È quello che chiamo l'equilibrio del terrore. Dunque, hanno paura. Allora che la soluzione a questo problema è ovvia, anche, e anche aritmetica. Bisogna semplicemente ricordarsi di prima della moneta unica. C'era una speculazione sui cambi, sui tassi di cambi, che facevano che lo spread era molto elevato nei paesi considerati come deboli e molto basso negli altri paesi. E i paesi deboli erano tutti i paesi, ma non la Germania. Perché anche la moneta è una moneta quasi tedesca. Ma è la ragione perché dite, oh,
ha fatto la transazione con la Germania di dire ok, accettiamo l'unificazione della Germania a condizione che abbiamo la moneta unica. Così non è più il marco tedesco a fare la legge. Il fatto di avere fatto la moneta unica ha avuto una conseguenza immediata, che non c'erano più tassi di cambio nazionali, dunque la speculazione si è fermata. Non c'era più spazio per la speculazione. Per fermare la speculazione sui mercati dei titoli pubblici, è semplice. Facciamo un titolo unico di debito europeo, unico. E allora non c'è più spazio per la speculazione. E noi controlliamo i mercati, piuttosto che la Norvegia, che i mercati ci controllano. Dunque, il problema è che di non mettere sulla tavola dei problemi di questo tipo, per Ranzi, per Hollande, per gli altri, fa che la posizione tedesca è molto forte. Ma per cattive ragioni, no? Per buone ragioni. Perché siamo arrivati a un punto, o facciamo un passo in avanti verso il federalismo, o facciamo un passo indietro. Ma non è possibile di accettare una tale sofferenza sociale perché i governi non sono capaci di avere un minimo di coraggio. Quello di cui ne parlano, questo sono i famosi Eurobond, che sarebbero questi titoli pubblici di carattere europeo, alla quale la Germania si oppone perché ritiene che sia sempre lì, perché dato che l'Italia, anche i paesi indebitati, hanno bisogno di mettere una divisione, soprattutto per pagare gli interessi sui titoli del passato, così finirebbero loro per finanziare gli antichi debiti dell'Italia. Ma questo è. Non se ne esce. Se ne potrebbe parzialmente uscire, si esce, una parola. L'opposizione della Germania è normale. Quello che è anormale è la posizione degli altri paesi che accettano l'opposizione tedesca. Perché non è detto che la Germania ha più potere degli altri. Quando abbiamo fatto l'euro, non è per dare il comando dell'Europa alla Germania, no? Sa, professore, a questo punto però dovevo anche affrontare un tema che è un tabù per ovvi motivi. Tutto questo, riconoscere la Germania, la superiore alla Germania, diciamo prima che era un grandissimo paese, un paese industriale, forte, di antichissima civiltà, e veramente una potenza mondiale. Questo fatto di non riuscire ad interloquire in modo di questa timidezza, diciamo, europea da parte dei paesi europei, ha per caso qualche cosa a che fare con cose che siamo senso di colpa, imbarazzo per un lontano passato, nel 30 e 40, e in qualche misura c'è qualche residuo di quella storia, ormai per fortuna molto lontana, però comunque presente nelle coscienze di tutti, prima di tutto dei tedeschi stessi, perché poi in Germania non c'è una piccola città che non abbia un museo dell'Olocausto, non abbia una memorabilia di quello che è successo. E gli altri si oppongono alla Germania, però si fermano un passo prima, perché c'è una forma di rispetto verso un paese che ha sofferto tanto e che poi ha generato anche, insomma, sofferenza diffusa, ma insomma in che misura c'è questo tabù del passato, se c'è qualcosa? Poi tutta una cosa diversa, pandemia, più recente. Se Una cosa, una volta Schäuble, ministro delle finanze tedesco, disse una frase molto inquietante, e cioè disse: noi tedeschi dobbiamo sempre stare molto attenti a non risvegliare il demone del nazionalismo che è dentro di noi. E tutti rimangono ascoltati in silenzio, evitiamo di entrare in queste discussioni perché
si diventa in modo scopo. Quello che hai detto dovrebbe andare esattamente nel senso contrario, perché se c'è un paese che deve in qualche modo pagare la sua storia è la Germania, non è altro paese. E dunque, come si chiama questo cancelliere? Ha detto due anni fa in un programma televisivo tedesco che la Germania ha perso il diritto di comandare l'Europa durante la seconda guerra mondiale. Dunque non è accettabile che la Germania vuole comandare l'Europa. Aveva ragione, ma io vado al di là di questo. Credo che c'era un'espressione che i cinesi applicavano per descrivere l'America, il tigro di carta. La tigre di carta. Allora la Germania è la nostra tigre di carta, perché noi abbiamo la possibilità di fare cambiare idea alla Germania. È molto facile, quando non è stato eletto Presidente della Repubblica, io gli ho detto, guarda, va prima di tutto a vedere tutti i capi di Stati dell'Europa, finisciando con la Germania, non cominciando con la Germania. Così tu fai un gruppo di pressione e tu utilizzi questo gruppo di pressione per fare valere la tua posizione. È normale che in un'unione ci sono delle opposizioni. Il problema è quando, e questo è terribile per la democrazia, quando si rinuncia al dibattito sulle posizioni diverse. Ma Hollande non mi ha seguito. Hollande è stato primo a vedere la merda, prima di andare a vedere gli altri. Perché c'è questa timidezza. Ma perché questa timidezza? Perché Hollande aveva detto che lui, aveva detto questo un mese prima di essere eletto, che lui non firmerebbe mai il trattato fiscale, fiscal compact. Ma una volta eletto l'ha firmato, come Prodi aveva fatto, come Jospin aveva detto che lui non firmerebbe mai il patto di stabilità. Una settimana dopo essere nominato primo ministro l'ha applicato direttamente. Dunque perché non abbiamo dei governi coraggiosi? Perché il problema è quello. Il problema è che bisogna capire che o la politica è un mestiere, allora quello che conta è quello di sopravvivere, o la politica è affare di convinzione. Io ho per esempio, se Hollande, non parlo di Iran, parlo di gli altri, era un uomo di convinzione, avrebbe detto, va bene, io faccio la mia posizione, se non passa, me ne vado. Perché a che serve di restare per mettere in opera una politica esattamente contraria a quella sulla quale tu sei stato eletto? Non serve a nulla. Perché essere Presidente della Repubblica per fare una politica diversa dalle tue convinzioni? Non serve a nulla. Ma è quello che accade oggi. Le convinzioni sono sparite e quello che conta non è più l'interesse generale, il benessere
della popolazione, interesse generale nazionale e interesse generale europeo. No, mi sbaglio su questo, e non ho mai riuscito a provare il ministro.